lo stadio della Dinamo di Dresda in occasione dell'incontro di andata del terzo turno della Coppa UEFA. Si affrontano su uno stadio, come potete vedere da queste immagini, completamente ricoperto di neve, la Dinamo di Dresda e la Roma. Arrivate a questo terzo turno dopo aver eliminato rispettivamente il Norimberga, il Partizan di Belgrado e la Roma, la formazione scozzese dell'Aberdeen e quella belga del Waregem, la Dinamo di Dresda. Si gioca dunque in condizioni meteorologiche abbastanza difficili, si alternano momenti in cui nevica, in giornata almeno 3 volte è nevicato, anche se non si è mai raggiunta la consistenza dei giorni scorsi. Comunque lo stadio non è stato spalato della neve dei giorni scorsi, soprattutto lunedì è nevicato, e questo anche perché i tedeschi della Dinamo preferiscono giocare su un terreno poco adatto alla abitudine dei giocatori italiani, che non sono abituati a giocare appunto sul terreno gelato, parzialmente gelato. Comunque, per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, c'è da dire che rispetto a ieri la temperatura è aumentata. Ieri più o meno a quest'ora eravamo sui 6-7 gradi sotto lo zero, adesso siamo invece intorno allo zero, e in effetti è la temperatura tipica proprio per la neve. La Roma gioca con questo schieramento privo dei brasiliani. Renato, reduce dall'infortunio di domenica scorsa a Cesena, Andrade, che proprio per le considerazioni legate al terreno di gioco e alle difficoltà ambientali è stato portato in panchina. La Roma gioca dunque con Tancredi, Gerolin, Nela, Collovati, Oddi, Desideri, Conti, Rizzitelli, Feller, Giannini e Policano. Quindi c'è la presenza contemporanea dei due attaccanti Rizzitelli e Feller, la presenza di Bruno Conti in un ruolo abbastanza simile a quello di Renato, ma probabilmente con un compito, grazie all'esperienza del giocatore campione del mondo nell'82, con un compito ancora più ampio, diciamo, di quello normalmente affidato a Renato, e in questo proposito ci sono i precedenti delle partite sia con il Norimberga sia con il Partizan, soprattutto le due partite con il Partizan nelle quali Bruno Conti è stato determinante, a Belgrado per quanto riguarda i 2 gol segnati, a Roma per quanto riguarda l'organizzazione del gioco. In panchina Nils Lidholm ha portato il secondo portiere Peruzzi, Cipelli, Andrade, Bianchi e Statuto, quindi un giocatore di esperienza come Andrade e 4 giovani, Peruzzi, che però ha già esordito in Coppa UEFA nella partita di andata contro il Norimberga, Cipelli, Bianchi e Statuto, che provengono dalla formazione della Primavera. Comincia l'incontro, Roma nel primo tempo gioca alla destra dei vostri schermi, mentre la Dinamo Dresda in maglia gialla, pantaloncini neri, attacca da sinistra verso destra e cerca di farlo promuovendo questa prima azione. Vediamo il libero Liberam che recupera questo pallone nella sua metà campo. La Dinamo gioca con Teuber, Trautmann, Liberam, Dibitz, Döschner, Kirchner, Stübner, Pils, Kirsten, Minge e Gütschow. È assente Hauptmann, che è stato squalificato, così come nella Roma è squalificato Manfredonia, e poi la Roma ha altre assenze sia per l'infortunio di Renato sia per l'impossibilità di impiego ancora in Coppa UEFA per tutto l'anno solare 88 dei giocatori acquistati dopo il 15 di agosto, quindi è il caso di Massaro, di Mauro e di Ferrario. C'è una rimessa laterale in favore della Roma che viene effettuata da Giannini. La partita è diretta da una terna francese, l'arbitro centrale Biguet, coadiuvato dai guardaline Zagni e Legren. Si gioca con uno stadio completamente gremito, circa 38.000 spettatori, i posti sono in gran parte in piedi, lo stadio è quasi completamente allo scoperto, quindi difficoltà ambientali notevoli. C'è Feller che cerca di rubare la palla sull'uscita del portiere Teuber, comunque interviene l'arbitro Biguet. C'era stata l'uscita di Teuber sul quale era intervenuto appunto Feller, l'arbitro ha segnato il calcio di punizione in favore della difesa della Dinamo di Dresda.
continua un leggero nevischio, non è una nevicata vera e propria, comunque il nevischio continua così come ha fatto per quasi tutta la giornata. Guccio, servito da Minghe, Dinamo Dresda, che è la squadra più forte della Oberliga, cioè il campionato della Repubblica Democratica Tedesca. Ecco Bruno Conti che ha cercato di servire al centro, dove ora si muovono Rizzitelli e Föller in posizione avanzata. Conti ha preso posto sulla linea centrale insieme a Policano, a Giannini, a Desideri, mentre in difesa ci sono i quattro giocatori in linea da destra a sinistra: Gerolin, Collovati, Oddi e Nela. Ancora Conti cerca un lancio in profondità verso Rizzitelli. Rizzitelli ha il numero 8 e Föller ha il numero 9 per quanto riguarda le due punte della Roma. Un tentativo di velocizzare di Pils, ma il suo allungo viene controllato da Fulvio Collovati. Alcuni giocatori della Roma giocano con i guanti, ecco Desideri, Gerolin, Conti, scatto in avanti di Gerolin mentre Conti studia la situazione cercando di servire ancora Gerolin, sul quale interviene Deschner, calcio di punizione decretato da Digué in favore della Roma. Si gioca da 3 minuti e 25 secondi al Dynamo Stadion di Dresda, il punteggio di 0-0 fra Dinamo Dresda e Roma. Andata del terzo turno di Coppa UEFA, la punizione di Conti verso Rizzitelli che salta di testa fra tre avversari, palla che sta per andare in calcio d'angolo, viene evitato da Liberam il calcio d'angolo, quindi il disimpegno difensivo dei tedeschi veniva trasformato in un appoggio verso Kirsten, sul quale Policano è intervenuto fermando il pericolosissimo numero 9 della Dinamo Dresda, capocannoniere della Dinamo in Coppa UEFA, ha segnato 4 gol nelle due partite precedenti. Uno scatto da parte di Dibitz, ecco che proprio Dibitz viene servito nella posizione della destra, il suo lancio in profondità però trova pronta la difesa della Roma, quindi Nela, ancora Policano, poi Giannini, ancora Policano in aiuto a Giannini, cerca di proseguire Policano, perde un tackle, interviene poi Desideri in seconda battuta alle spalle di Policano, recupera Pils e l'azione della Dinamo Dresda si sviluppa adesso a centrocampo, sempre senza la necessaria velocità, le manovre delle due squadre proprio perché il terreno scivoloso rende abbastanza precario l'equilibrio. Liberam ancora su Kirsten che fa molto movimento, un tentativo di mettere in movimento Duccio sul settore sinistro, fermata un po' rudemente questa azione della Dinamo Dresda, c'è il calcio di punizione mentre viene richiamato, rimproverato e viene ammonito Oddi. Pensavamo soltanto a un richiamo verbale, invece Oddi è stato ammonito per questo intervento su Guccio, che è il giocatore ancora a terra. Prima interruzione, siamo al quinto minuto e 20 del primo tempo con le due squadre sullo 0-0, il primo intervento di una certa ruvidità e l'arbitro ha subito fatto capire che non intende tollerare il gioco pesante e di conseguenza ha ammonito Emilio Oddi, che ha un bel ricordo del precedente della Roma in Germania orientale. In Coppa dei Campioni contro la Dinamo di Berlino Oddi segnò un gol a Berlino e la Roma superò il turno. Ecco un cross che taglia la difesa, sta per andare in fondo campo, finisce invece in fallo laterale. La rimessa in gioco è di Nela, che non ha ancora compagni sui quali appoggiare, diventa problematico questa rimessa in gioco. Ora l'effettua Rizzitelli, ma la rimessa è stata effettuata da una posizione non regolare e l'arbitro la assegna invece alla Dinamo ed è Pils. Ancora Pils, un anticipo da parte di Nela, quindi il rinvio raccolto da Liberam, un tentativo di avanzata del libero che viene poi fermato dall'intervento di Collovati, ancora in fallo laterale. Ma prima del fallo laterale l'arbitro ha ravvisato un'altra
scorrettezza ai danni proprio di Liberam, il numero 3 che si era spinto in avanti, quindi ha segnato un calcio di punizione dal limite in favore della Dinamo Dresda. Vediamo Pils sulla palla. Dietro c'è anche Döschner, il numero 5, e dietro ancora c'è Stubner, il numero 7. Proprio lui che prende la rincorsa, riceve il pallone, cerca di crossarlo al centro, dove la difesa romanista con Desideri poi alla fine disimpegna mandando lontano. La palla è recuperata comunque subito da Dibitz e quindi prosegue l'azione di attacco della Dinamo, che secondo quanto era facilmente presumibile ha assunto un certo controllo territoriale della partita, fa gioco, cerca di costruire le manovre offensive e ora la Roma sta cercando di studiare una tattica di contenimento non rinunciataria ma comunque di controllo per limitare le folate offensive della squadra avversaria. Sono passati 8 minuti di gioco nel corso del primo tempo, il punteggio è sempre di 0-0 in questa partita che apre il ciclo delle quattro gare che vedono impegnate le quattro formazioni italiane ancora in gara ed è il record assoluto per le squadre italiane dopo il secondo turno. Ancora un appoggio a Lieberman che partecipa molto alla manovra, si sgancia ancora Dibitz che spesso si fa trovare libero in posizione di ala destra, non viene ancora visto e non vogliono rischiare neanche i giocatori della Dinamo perché il terreno è vero che è molto insidioso per gli italiani ma non è poi di tutta garanzia neanche per loro stessi, per cui cercano anche loro di evitare rischi inutili. Oddi ha recuperato la palla per la punizione che viene battuta da Manuel Gerolin verso Conti, aggancio volante di Bruno Conti, buon pallone servito per Desideri, cerca la triangolazione con lo stesso Conti, un pallone che va via troppo in velocità sul terreno scivoloso, impossibile da recuperare per Conti. È anche, come vi dicevo prima, il terreno è insidioso anche per i tedeschi, anche loro hanno sbagliato la misura del passaggio su un terreno che non consente un bel equilibrio e quindi non consente poi ovviamente di avere molta precisione nel passaggio. Collovati, Oddi, fermando una pericolosa puntata offensiva, Nela non riesce a rinviare come dovrebbe, cerca di inserirsi con un effetto Dibitz, ma ancora Collovati riesce ad opporsi al tiro tentato da Dibitz, poi ancora arriva Nela, c'è un intervento di anticipo di Trautmann, ancora un intervento difensivo di Collovati, la rimessa in gioco di Pils, Policano, Nela, ancora Policano che si sta battendo in difesa, ancora Pils cerca la conclusione poi e va Tancredi sul tiro da parte di Trautmann in tuffo a deviare in calcio d'angolo. Ecco la ripetizione, vedete Tancredi che è andato opportunamente a deviare, anche lui non si è fidato del terreno molto insidioso. Calcio d'angolo, primo angolo della partita in favore della Dinamo. Il colpo di testa è stato di Stubner, c'è stato comunque un altro intervento e quindi la palla all'ultimo tocco è stato romanista e quindi si parte dalla parte opposta, il secondo calcio d'angolo consecutivo da parte della Dinamo di Dresda. Vediamo che anche Rudi Völler retrocesso in difesa, mischia in area Collovati, poi consente l'intervento di Tancredi che blocca a terra il pallone. Questa azione nata dal secondo calcio d'angolo della Dinamo e che stiamo rivedendo all'11° minuto e mezzo del primo tempo. Ecco l'intervento di
Tancredi protetto da Collovati. Intanto le immagini tornano dal vivo, c'è stata un'azione di Föller fermata irregolarmente, quindi la Roma beneficia di un calcio di punizione sulla tre quarti nella metà campo della Dinamo, dove finora si è affacciata poche volte il portiere Teuber, non è stato ancora chiamato in causa. Giannini verso Föller, anche per Föller è difficile controllare su questo terreno così scivoloso, la rimessa in gioco di Trautmann. Vediamo Nela alle prese con il centravanti Kirsten, c'è un fallo da parte di Nela, c'è quindi calcio di punizione. Pils ancora verso Dibitz, buon anticipo di Nela, palla che perviene dopo il tocco di Stübner a Policano, azione proseguita da Föller in combinazione con Policano, cerca la collaborazione ancora di Policano che va poi al tiro, la palla rimbalza due volte su due giocatori della difesa, ancora Policano intercetta nuovamente per tre volte Policano e ancora Policano riesce a intercettare, forse questa volta però si aiuta con la mano e infatti c'è il calcio di punizione in favore della Dinamo Dresda. Ha battuto Lieberman e quindi da Dibitz a il capitano Pils, ha toccato Nela, all'indietro c'è Collovati e poi arriva anche Oddi, calcio di rigore. Intervento che rivediamo ancora, c'è Nela che viene scavalcato, poi ecco l'intervento di Oddi e l'arbitro ha segnato il calcio di rigore in favore della Dinamo Dresda. 13 minuti e 45 secondi, rivediamo ancora questo intervento, forse la sensazione era che la palla ormai non fosse più controllabile, ma questa è una sensazione così visiva da lontano senza poter effettivamente rendersi conto di quello che era la situazione. La sensazione era che l'azione non fosse così irresistibile, così pericolosa, e comunque nello slancio Oddi è andato a fermare irregolarmente l'avversario e l'arbitro Bugue ha segnato il calcio di rigore in favore della Dinamo Dresda. Guccio che batte il rigore, il suo tiro e il gol. Dinamo Dresda in vantaggio al 14esimo minuto e 40 del primo tempo. Rigore di Guccio porta in vantaggio la Dinamo Dresda. Rivediamo, aveva intuito Tancredi che era quasi arrivato sulla palla e quindi giustificato il gesto di stizza da parte del portiere della Roma perché aveva intuito il tiro che era però molto angolato e sul quale Tancredi non è riuscito a intervenire. Dinamo Dresda 1, Roma 0, siamo ormai al quarto d'ora del primo tempo. La sensazione è che una grossa responsabilità su questa azione che ha portato al primo gol della Dinamo Dresda sia proprio delle difficoltà del terreno di gioco che hanno fatto scivolare, diciamo così, la difesa della Roma. Gol di Guccio, dunque Dinamo Dresda 1, Roma 0 al quarto d'ora del primo tempo. La rimessa in gioco è romanista, mentre vediamo che Giannini ancora si attarda con il direttore di gara. Adesso viene servito Oddi, rilancio di Oddi verso Rizzitelli anticipato, riprende però ancora Policano, tenta la conclusione da lontano Policano, palla che rimbalza su Stübner, poi finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco romanista. Sulla fascia sinistra funziona abbastanza bene il tandem stantuffo fra Nela e Policano. Ecco Nela che rimette in gioco a beneficio di Föller che gioca più sul settore sinistro mentre Rizzitelli è più al centro. Verso Rizzitelli viene servito questo pallone che serve a sua volta a Giannini in area. Giannini tenta di servire ancora e ci riesce. Föller, controllo di Dibitz su di lui, raddoppio di marcatura su Föller, arriva Liberam, effettua un rinvio verso il centravanti Kirsten che parte da molto dietro e
è un giocatore che segna, però è molto arretrata la sua posizione di partenza. Eccolo ancora Kirsten, che sta quasi al limite della propria area di rigore, pronto a scattare. Ecco ancora un intervento di Collovati in fallo laterale, ma poi è rimasto libero Guccio, pronto il suo cross al centro, pericolosissima l'azione da parte della Dinamo Dresda, con la difesa della Roma che restava ancora a protestare, mentre non c'erano stati interventi dell'arbitro e avevano lasciato pericolosamente libero il numero 11 Guccio. Rivediamo ancora la parte finale di questa azione, che si è conclusa con un diagonale controllato dal portiere Tancredi. Immagini che tornano dal vivo mentre Emilio Oddi va a recuperare il pallone finito in fallo laterale. Gli incontri di ritorno sono previsti per mercoledì 7 dicembre. Colpo di testa di Liberam, quindi Giannini. Feller anticipato da Trautmann, mentre Kirchner, il numero 6, controlla in linea di massima Rizzitelli. Per ora abbiamo Dibitz, eccolo inquadrato, che è un marcatore che però agisce quasi sempre nella zona di Policano, quindi si trova spesso senza un punto di riferimento preciso in attacco, cioè nella sua difesa, e quindi ha molto spazio. Il numero 2 Trautmann controlla Feller, il numero 6 Kirchner controlla invece Rizzitelli. Si perde questa iniziativa di Desideri, Liberam e poi Stübner, contrastato bene Stübner, Conti subisce un fallo e la Roma beneficia di questo calcio di punizione per il fallo di Guccio. Vediamo Policano, Conti, rivediamo questo episodio che ha provocato l'intervento dell'arbitro, c'è la spinta di Guccio a Conti e c'è il calcio di punizione che sta per battere lo stesso Conti. Intervento da parte di Kirsten che libera, poi scatto del contropiede della Dinamo Dresda appoggiando la palla su Deschner. Ancora verso Deschner in area, cerca di andare al tiro che gli viene ribattuto da Oddi. Arriva Trautmann, ripropone ancora un pallone, c'era un fuorigioco, l'arbitro ferma il gioco su segnalazione del guardaline che aveva già fermato l'azione della Dinamo per un fuorigioco. Si riprende con un calcio di punizione in favore della difesa della Roma. La Dinamo, una squadra che ha vinto 6 scudetti e 6 coppe nazionali in un circa 35 anni di storia. E attualmente sta dominando il campionato della DDR. L'intervento di Nela con calma per liberare senza affanni la difesa, quindi Desideri per Policano. Tenta il lancio lungo Policano ma sbaglia la mira, non riesce a servire né Conti né Rizzitelli, la palla a metà campo viene raccolta da Deschner, quindi ancora un'apertura per Dibitz, sempre libero nella posizione di ala destra e ancora preciso per effettuare delle combinazioni. Fallo di Policano su Guccio e quindi calcio di punizione in favore della Dinamo Dresda. Vediamo Pils, poi Stübner, Deschner e anche Liberam. Pils sembra intenzionato a toccare per qualcuno, c'è anche Feller nella barriera, ecco Liberam, viene ribattuto il pallone da Oddi, poi c'è l'intervento di Giannini. La palla finisce in fallo laterale, la rimessa in gioco di Pils, ancora appoggio sul capitano. Collovati, poi Nela, fa carambolare la palla su
sul corpo di Stübner e guadagna la rimessa laterale a proprio favore. 21 minuti e 55 secondi quando Nela serve indietro in disimpegno Tancredi. Il punteggio è di Dinamo Dresda 1, Roma 0, il gol al quarto d'ora circa su calcio di rigore di Gütschow. Attende Conti, riesce a precedere l'avversario di testa servendo Föller che si è spostato a destra cercando di liberarsi della guardia degli avversari, ma ci sono sempre due o tre come in questo caso avversari su Föller, mentre Bruno Conti aveva cercato di recuperare in pressing questa palla ma se l'è portata in fallo laterale. Rudi Föller è molto popolare anche in nella Germania della Repubblica Democratica e quindi è un giocatore a cui sono state dedicate molte attenzioni sia nella vigilia da parte del pubblico sia qui in campo da parte dell'allenatore Gaier, che ha predisposto un controllo molto assiduo del centravanti della nazionale della Repubblica Federale Tedesca. Palla per Giannini. C'è un fallo su Giannini che era stato affrontato da Pils e da Kirsten contemporaneamente, quindi c'è il calcio di punizione in favore della Roma. Ha battuto Desideri, molto lungo, verso Conti che aggancia al volo, palla che è rimasta ancora in gioco, poi però viene controllato il pallone dai tedeschi, ma arriva Desideri e poi Giannini a recuperare la palla al centrocampo della Roma. Ancora Conti cerca di far partecipare all'azione qualche compagno, trova collaborazione in Gerolin e Desideri, ma il rilancio di Desideri finisce in fallo laterale. Rizzitelli e Föller cercavano intanto di approfittare di un passaggio verso il portiere, se ne è accorto Dörschner che stava effettuando la rimessa, ha cambiato angolo, comunque la Roma è ritornata in possesso della palla, con Lovati serve verso Nela, si porta più avanti Policano, viene servito Föller che comunque non aggancia e Trautmann in anticipo su di lui serve senza problemi il portiere Teuber. Continua il nevischio abbastanza fitto però molto leggero, non sembra che ci siano problemi per quanto riguarda la regolarità della partita. Certo, i tedeschi avrebbero potuto spalare il terreno di gioco che è così dall'altro ieri e rendere un tantino più dignitoso il fondo del terreno, ma hanno cercato di approfittare delle circostanze favorevoli che il tempo assegnava a loro. Ecco Liberam, Divitz, buon pallone per Gütschow, poi Oddia, un rinvio debole, Pils ha recuperato, dietro Pils c'è Divitz, ancora Pils affrontato da Policano, Divitz a sua volta affrontato da Nela, non riesce a passare Divitz e quindi serve all'indietro per Trautmann, mentre si ha la sensazione che si infittisca la nevicata, colpo di testa da parte di Collovati, quindi Desideri, Bruno Conti in agguato nella propria tre quarti, c'è molto spazio davanti a lui, cerca di far distendere la squadra prima di effettuare il lancio che arriva, cerca di arrivare verso Desideri, c'è un buon anticipo da parte però di Döschner che impedisce al pallone di arrivare a Desideri che era scattato molto intelligentemente sul bel servizio di Conti. Ancora la Roma che manovra con Rizzitelli, quindi Desideri, quindi Giannini, Gerolin, Conti, ancora Giannini, c'è un fallo sul capitano giallorosso e adesso si vede anche dalla inquadratura televisiva la nevicata ha assunto proporzioni diciamo più classica da vera e propria nevicata, non è più il nevischio di una mezz'oretta fa, anche le condizioni di visibilità sono notevolmente peggiorate, va al tiro Giannini, conclusione fuori, c'è stata una deviazione sul tiro di Giannini, quindi c'è il primo calcio d'angolo in favore della Roma. Questa azione di Giannini che abbiamo visto inquadrato al 26esimo minuto del primo tempo, la Dinamo è in vantaggio per una rete a zero sul rigore di Gütschow al quarto d'ora, la Roma batte adesso il suo primo calcio d'angolo nella prima azione in cui ha tirato in porta praticamente. L'angolo di Conti.
avanti, Feller dietro, Giannini ancora, conclusione al volo alta, la conclusione di Giannini che ha cercato, considerando anche le condizioni climatiche, il tiro forte. Rivediamo l'angolo di Conti, ecco che arriva Giannini e il capitano sferra questo tiro molto alto. Accanto a lui c'era anche Desideri, c'era anche Collovati che si era portato in avanti per seguire eventualmente di testa gli sviluppi di quel primo calcio d'angolo. Ecco però Collovati in difesa che protegge l'intervento tranquillo senza problemi di Tancredi. Sul rinvio di Tancredi attende Policano, colpisce di testa Kirsten, poi va Dörschner, Gutschow affrontato da Desideri in maniera scorretta, calcio di punizione in favore della Dinamo Dresda. E si gioca adesso veramente sotto una nevicata piena. Ecco il calcio di punizione in favore della Dinamo. Si infittisce l'area di rigore della Roma, retrocede anche Feller. Tutti i giocatori della Roma sono nell'area di rigore, tutti e 11. Palla che scavalca tutti, non viene raccolta da Dibiz che cercava, essendo l'ultimo della fila a scalare, di intervenire per riproporre un cross al centro. Non ci è riuscito, l'azione si è esaurita sul fondo come abbiamo rivisto in questa immagine. Ecco Feller che va a recuperare la sua posizione in attacco. Tutti e 11 giocatori della Roma si erano rintanati nella loro area di rigore. Perso un pallone per un rinvio non felice di Nela, pericolo e poi la conclusione sul fondo. Ancora Dibiz si è spinto pericolosamente in avanti, ha effettuato il cross al centro verso Minghe. Ecco che rivediamo il tiro di Minghe sul cross ancora di Dibiz, il pericolosissimo difensore numero 4 che approfitta molto della libertà che ha non avendo un attaccante specifico da controllare. Agisce nella zona di Policano, ma Policano ha più un compito difensivo che non offensivo. Ancora ecco Dibiz che manovra molto proprio per questa libertà di azione. Ecco di nuovo la palla servita al numero 4 Dibiz. Policano intercetta e manda in fallo laterale, la rimessa in gioco dello stesso Dibiz. Policano un po' troppo vicino, c'è una scorrettezza da parte di Gutschow che cerca di liberarsi di Collovati e l'arbitro Bighe assegna il calcio di punizione in favore della difesa romanista. Pilz, dopo l'intervento di Stubner, ancora Stubner, quindi c'è Dibiz che si libera, Pilz fa molto movimento, viene fermato però da Policano, quindi c'è l'intervento di Desideri sul quale Pilz commette fallo alle spalle, quindi c'è il calcio di punizione in favore della Roma. Ecco il capitano Pilz che è stato anche lui a lungo nel giro della nazionale della Repubblica Democratica Tedesca, ora ne è uscito, è uno dei pochi giocatori di una certa età, Pilz ha superato i 30 anni. La punizione di Desideri verso Rizzitelli, salta ancora Rizzitelli, un rimpallo lo favorisce, poi però Lieberman precede Feller, ma sul secondo rimpallo di Rizzitelli c'era stato un fallo sull'ex Cesenate, quindi c'è un calcio di punizione in favore della Roma. Alcuni tiratori come Desideri potrebbero anche, o Policano, potrebbero anche tentare addirittura il tiro in porta considerando le condizioni del pallone, del stato del terreno. Vediamo Policano che sembra proprio aver l'intenzione di provare a tirare. Sulla palla c'è Giannini che la copre in attesa di poter effettuare la ripresa del gioco. La punizione direttamente di Policano, il tiro fuori.
tiro fuori di Policano dopo 31 minuti e 45 secondi del primo tempo. Ecco inquadrato Roberto Policano, di cui rivediamo la punizione. Aveva girato la barriera, ma la palla non ha avuto l'effetto di rientro sufficiente per poter inquadrare di nuovo lo specchio della porta del portiere Teuber. Finora non è stato mai impegnato il portiere della Dinamo. Un cross di Dibitz e Collovati manda un calcio d'angolo, terzo angolo in favore della Dinamo Dresda. La Roma in difesa e c'è un salvataggio di Oddi sulla linea e poi un recupero ancora di Gerolin e quindi un intervento dell'arbitro che ha fischiato una irregolarità dei giocatori tedeschi e quindi ha segnato il calcio di punizione alla Roma. Rivediamo l'angolo e il salvataggio è di Giannini, era Giannini sulla linea che ha evitato il raddoppio della Dinamo Dresda con un opportuno piazzamento alle spalle del portiere Tancredi. Bel salvataggio di Giannini al 33esimo del primo tempo con la Dinamo che conduce per una rete a zero. Il fallo laterale è in favore della Roma, non è riuscito il tentativo di Kirsten di mantenere in campo la palla, ma abbiamo detto più volte della difficoltà di un terreno così insidioso. Nela non trova compagni ben disponibili per la collaborazione su questa rimessa laterale, serve poi verso Rizzitelli, quindi prosegue l'azione Policano, è in linea con Desideri, un buon pallone verso Feller sul quale esce Teuber con i piedi e manda in calcio d'angolo. È il primo intervento vero da parte del portiere della Dinamo. Viene intanto ripetuto questo episodio mentre la Roma sta per battere il suo secondo calcio d'angolo. Va Bruno Conti, ci sono Feller, Policano, Rizzitelli in area, palla raccolta molto bene in presa alta dal portiere Teuber, controlla ottimamente però Gerolin e quindi può subito portare l'azione come una replica quasi in contropiede della Roma, fermato irregolarmente Giannini proprio al limite dell'area di rigore. La Roma guadagna un'altra punizione, è stato molto bravo Gerolini in questa circostanza, ha avuto un intervento difensivo pulitissimo, preciso, ha controllato la palla con il corpo potendo quindi subito lui stesso avanzare e trovare perciò abbastanza sguarnita la squadra della Dinamo che ha dovuto fare ricorso al fallo per fermare Giannini al limite dell'area di rigore. Vediamo ancora Policano in zona, questa volta la distanza è ancora più favorevole. Vediamo sempre Giannini, c'è anche Bruno Conti. Bruno Conti segnò a Belgrado su punizione. Forse riprova ancora Policano direttamente, Giannini si è allontanato. Ecco Policano che lascia Conti. Dietro c'è anche Nela, Conti tenta il tiro, la palla sulla barriera, riprende Desideri, rimpallato il tiro di Desideri, fuori gioco. Fuori gioco e quindi viene fermata l'azione della Roma che aveva avuto una buona manovra, una buona occasione, succeduta a quella manovra ideata da Gerolin, e però poi non ha sfruttato forse adeguatamente la possibilità che gli si era creata con quel bel calcio di punizione dal limite. Questo episodio dopo 36 minuti di gioco nel primo tempo, la Dinamo conduce per 1-0. Svetta Collovati, serve Giannini, da Giannini a Gerolin, si distende bene adesso la Roma e prova anche a creare qualche azione d'attacco. C'è un fallo forse su Feller, comunque l'arbitro ha fatto proseguire, c'è un pallone pericoloso verso Kirsten. Adesso è la Dinamo che si difende molto bene in contropiede, Guccio fermato ottimamente da Oddi e quindi collaborazione di Gerolin, ancora triangolazione dei due, la Roma torna in avanti ancora con Gerolin che partecipa molto felicemente alla costruzione della manovra. Conti,
incrocia Giannini ma prosegue l'azione, tira liberato Policano, Conti ancora verso Feller, chiuso fra due o tre avversari, Feller ha poca possibilità di movimento. Guccio, ancora Guccio l'autore del gol, viene fermato da Desideri, quindi arriva Conti a recuperare, vicino a lui c'è Giannini, si allarga Policano, viene servito da Conti, c'è un fallo su Policano, c'è un calcio di punizione in favore della Roma. Dopo i primi 20 minuti chiaramente di impostazione Dinamo proprio per il controllo del gioco, la Roma sta uscendo piuttosto bene in questa fase di gioco e siamo giunti ora al 37esimo minuto e mezzo del primo tempo. È chiaro che la Roma cerca di segnare per il valore dei gol in trasferta, mentre noi vediamo che l'arbitro è andato a costringere bonariamente Kirsten e Giannini a allentare la tensione nervosa. Disimpegno di Didiz sul proprio portiere Teuber, non a caso dopo la mezz'ora Teuber ha dovuto intervenire due o tre volte, cosa che nella prima parte della gara non aveva mai fatto. Ancora un bel anticipo da parte di Fulvio Collovati. Desideri recupera Dibiz, dietro c'è Liberam, ancora Dibiz, Pils, triangolazione sempre felicemente costruita con Dibiz e quindi l'intervento di Collovati in fallo laterale. Avanza Pils per effettuare questa rimessa in gioco. Non abbocca Nela, il tentativo di colpo di tacco da parte di Kirsten, la rimessa in gioco ancora di Pils verso Guccio, arriva Desideri, poi Oddi allontana, quindi il rinvio di Policano raccolto però ancora da Pils, viene fermato da Desideri in fallo laterale, rimessa in gioco dello stesso Pils. Dibiz, ancora Dibiz, Pils effettua un pericoloso traversone, poi c'è però Gerolin e quindi Giannini che completa il disimpegno difensivo iniziato da Gerolin. Si perde il rilancio tentato da Döschner in fallo laterale. Quarantesimo minuto del primo tempo a Dresda, Dinamo Dresda 1, Roma 0, gol di Guccio sul calcio di rigore al 14esimo minuto e 40. Palla che sfugge al controllo di Döschner, quindi Feller e Conti guadagnano un calcio di punizione, e Feller poi quello che subisce il fallo, sull'idea di Conti che aveva recuperato il pallone a centrocampo. Rizzitelli è in avanti, si avvicina adesso all'area di rigore anche Feller, la Roma accenna di stendersi mentre Giannini sta per battere il calcio di punizione. Ecco la punizione del capitano verso Feller che di testa cerca di girare ma arriva Minghe che spazza l'area di rigore, comunque subito recupera Oddi, buon controllo di Oddi, supera due avversari, avanza ancora Oddi, cerca un'apertura per Bruno Conti, il terreno li tradisce. Conti aveva anticipato l'avversario ma aveva commesso fallo su di lui il giocatore Döschner, quindi c'è il calcio di punizione guadagnato ancora da Bruno Conti. È avanzato anche Nela in questa circostanza in area, c'è anche Collovati
anticipato proprio con Lovati, riprende però Giannini, pallone tentato come apertura verso Conti, possibile contropiede adesso della Dinamo, Policano un po' con le buone, un po' con le cattive, un po' scivolando, un po' spingendo, ferma l'azione sul nascere prima che possa trasformarsi in un contropiede, rischia magari l'ammonizione, in questa circostanza l'arbitro Biguet opta per una scivolata più che per una intenzionalità e Policano se ne cava senza ammonizioni, c'è quindi soltanto il calcio di punizione in favore della Dinamo. Ancora Giannini ha consentito alla Roma di recuperare con Desideri prima e con Policano poi, ecco Policano che fa proseguire Rizzitelli, va via in sovrapposizione anche Nera, l'azione invece è giocata dalla parte opposta attraverso il capitano Giannini, il cui lancio in profondità trova non preparato Rizzitelli, quindi Guccio, Dibitz lungo, il passaggio di ritorno verso Guccio e anche verso Stubner che stava aggiungendosi al numero 11 nella prosecuzione di questa azione. Nessun problema per Tancredi, siamo giunti al 43esimo minuto del primo tempo. Il punteggio è sempre di 1-0 in favore della Dinamo Dresda. Policano di testa, gira bene verso Feller. Feller cerca la collaborazione di Conti, arriva in sovrapposizione molto bene Gerolin, Conti aspetta, forse non è riuscito a vederlo in tempo utile, serve in profondità verso Rizzitelli, arriva ancora Desideri un po' in ritardo su quel pallone, lo recupera comunque Policano, giudicato regolare il contrasto di e contro Policano, quindi azione proseguita da Pils, tentativo di contropiede da parte della Dinamo Dresda che non controlla per fortuna della Roma con Kirsten, un pallone che Pils aveva lanciato molto bene in profondità, l'azione stava diventando assai pericolosa proprio perché trovava tutta la squadra romanista sbilanciata in avanti in questo finale di primo tempo che ha visto dopo il 20esimo minuto la Roma assumere una maggiore autorevolezza in campo, si sta battendo alla pari con la Dinamo in questo finale di primo tempo. Conti ha agganciato un bel pallone, ma è l'ultima azione di questo primo tempo, primo tempo dunque che finisce addirittura con una ventina di secondi di anticipo, le due squadre vanno al riposo con il punteggio di Dinamo Dresda 1 Roma 0, il gol al 14:40 di Guccio sul calcio di rigore, appariva abbastanza legittimo il vantaggio della Dinamo Dresda nei primi con il Dinamo Stadion di Dresda dove la partita è cominciata da un minuto circa, è cominciata con la Dinamo veementemente all'attacco, ha sferrato due tiri piuttosto insidiosi che sono sibilati molto vicini alla porta di Tancredi, è stato Pils che ha effettuato il secondo tiro e Guccio che ha effettuato il primo tiro con molta violenza ma fuori bersaglio. Adesso la Roma sta replicando, è la prima azione di attacco della Roma del secondo tempo, comunque la prima azione in cui la Roma è nella metà campo della Dinamo ed è Conti che prosegue un'iniziativa di Giannini, fa proseguire per Nela, sì, e naturalmente cerchiamo anche di alzare se è possibile il livello del nostro commento. Adesso l'azione della Dinamo Dresda con Guccio e quindi con Deschner, vi ricordo il punteggio Dinamo Dresda 1 Roma 0, il gol di Guccio su calcio di rigore, vi ricordo anche le formazioni delle squadre mentre vediamo un disimpegno difensivo di Stefano Desideri, poi Giannini, Rizzitelli lascia per Policano che scivola però recupera l'equilibrio e cerca di servire Feller ma fa ottima guardia su di lui Trautmann che impedisce a Feller di agganciare un pericolosissimo pallone servito molto bene da Policano. La Roma gioca con Tancredi, Gerolin e Nela, con Lovati, Oddi, Desideri, Conti, Rizzitelli, Feller, Giannini e Policano. Squalificato Manfredonia, infortunato Renato, lasciato in panchina Andrade per le condizioni meteorologiche molto lontane dal normale maniera in cui Andrade è abituato a giocare. Andrade in panchina con Peruzzi, Cipelli, Bianchi e Statuto. La Dinamo Dresda gioca con Teuber, Trautmann, Liberam, Dibitz, Döschner, Kirchner, Stübner, Pils, Kirsten, Ming e Guccio.
Non è disponibile Houtman, che è stato squalificato anche lui. Ancora un'azione d'attacco della Dinamo molto pericolosa e ancora un intervento da parte di Collovati su Kirsten. Reclamano il calcio di rigore i giocatori del Dinamo Dresda. Rivediamo l'episodio, l'arbitro ha fatto comunque proseguire. Collovati che interviene per fermare Kirsten. Le immagini tornano adesso dal vivo dopo questo episodio che ha fatto alzare in piedi la tifoseria del Dinamo Dresda, che aveva reclamato la concessione di un secondo calcio di rigore. Palla per Conti che serve Desideri, va al tiro Desideri, il suo sinistro è molto alto, ha cercato la sorpresa nel tirare rapidamente, non potendo quindi ottenere la giusta coordinazione per il tiro. Ecco inquadrata la panchina della Roma con Sormani, con Lidolm, ci sono, come vi ho detto, il secondo portiere Peruzzi, Cipelli, Andrade, Bianchi e Statuto. La partita è diretta dal francese Biguet con la collaborazione di Zagni e Legren. Intervento di Collovati, quindi Gerolin, il controllo difficoltoso da parte di Stübner, Feller per Giannini, scatto anche di Rizzitelli, Giannini vede infatti Rizzitelli, lo serve aprendo molto sulla fascia sinistra, comunque in spazio sufficientemente raggiungibile da Rizzitelli che mette al centro, c'è il colpo di testa di Kirchner, quindi subentra nell'azione Desideri, cerca il tiro forte, Desideri cerca di sfruttare la sua caratteristica saliente del tiro violento che potrebbe diventare molto pericoloso da questa distanza con questi terreni soprattutto. Gerolin, Conti, Giannini, Giannini vede arrivare Nela dalla parte opposta, Nela va in tiro, la conclusione parata molto bene da Toiber, bella conclusione da parte di Nela, autore del gol di domenica scorsa a Cesena, bell'inserimento offensivo di Sebino Nela al quinto minuto del secondo tempo con l'altrettanto bella risposta che rivediamo del portiere Toiber. Non è stato molto impegnato il portiere della Dinamo Dresda, ma quando l'ha fatto si è disimpegnato sempre con molto valore e soprattutto con molta sicurezza anche nella presa, che in queste condizioni può essere più difficoltosa. Non nevica più dopo che a metà del primo tempo stava giocando sotto una fitta nevicata, non c'è più neanche il nevischio con cui la partita era cominciata. Le condizioni restano comunque estremamente difficoltose. Non è preciso un passaggio di Desideri verso Policano, che comunque riesce a recuperare il pallone, poi ha un rimpallo sfavorevole e lo perde a beneficio di Dibit, come sempre abbastanza libero sulla fascia destra. Azione che viene proseguita da Pils, è andato a finire forse in fuorigioco Goodshow, ma l'azione viene spostata male e quindi non c'è problema per Conti. Il guardalino aveva richiamato l'attenzione dell'arbitro e viene ammonito Policano. C'era stato uno scontro subito dopo, ecco che rivediamo questo episodio. L'azione poi era proseguita, vedete che l'arbitro aveva fatto cenno di proseguire assegnando il vantaggio, la palla era rimasta in possesso dei giocatori della Dinamo che poi l'hanno giocata male, ma l'arbitro aveva fatto proseguire non assegnando la punizione per il fallo di Policano. All'interruzione ha ammonito Policano, nel primo tempo è stato ammonito Oddi. Ecco l'arbitro Biguet, si dovrà riprendere con una rimessa laterale in favore del Dinamo, c'è Guccio con la palla. Siamo giunti al 7:10 del secondo tempo, Dinamo Dresda 1, Roma 0, non ha agganciato Pils e l'azione della Dinamo è sfumata decisamente a fondo campo. Non ci sono state sostituzioni in questo intervallo, le squadre sono rimaste con i loro effettivi in panchina. L'allenatore Geyer ha portato Schulz, Büttner, Jenik, Sammer e Mausch. Sul rinvio di Collovati attende Conti, arriva poi anche Rizzitelli, la palla carambola a fondo campo, l'ultimo tocco è proprio di Rizzitelli, quindi la rimessa laterale
è in favore della Dinamo. Colpo di testa di Gerolin, quindi Giannini che cerca di dare ordine alla manovra. Desideri con un disimpegno al portiere Tancredi. Abbiamo già detto più volte delle difficoltà del terreno che spingono i giocatori a evitare i rischi. Difficoltà che i tedeschi della Dinamo avevano cercato di riservare esclusivamente la Roma, anche se però c'è da dire che il terreno non è favorevole neanche a loro stessi, soprattutto quando cercano di velocizzare la manovra, di verticalizzare la manovra. Il terreno così scivoloso spesso finisce per disturbare proprio la Dinamo, che vorrebbe costruire più gioco ma talvolta è frenata dal terreno di gioco quasi più di quanto non faccia la Roma, che sta in effetti giocando una partita più di contenimento che di offensiva, anche se dopo il 20° minuto del primo tempo si è mossa con una certa disinvoltura anche nella metà campo avversaria. Föller cerca di districarsi fra un paio di avversari, c'è Trautmann che lo controlla in maniera assidua, ma c'è quasi sempre un raddoppio di marcatura su Föller. Questa volta è stato il romanista che ha fatto ricorso alla scorrettezza, quindi si riprende con un calcio di punizione in favore della difesa della Dinamo Dresda. Aggancia Bruno Conti, collaborazione precisa da parte di Gerolin, combinazione Conti-Gerolin, ancora Conti in profondità per Föller, possibilità di cross, il traversone viene poi in qualche modo sventato in calcio d'angolo, primo angolo del secondo tempo in favore della Roma, terzo globalmente, 3-3 sono gli angoli battuti dalle due squadre. Come sempre va Bruno Conti, mentre vediamo che avanza Collovati nell'area di rigore per sfruttare il suo colpo di testa verso Föller che gira, tentativo di battuta proprio di Collovati con palla che viene rimpallata e buttata ancora in calcio d'angolo dalla parte opposta. Quarto corner in favore della Roma, va Giannini a recuperare il pallone, Conti batte gli angoli dalla destra, Giannini quasi sempre quelli dalla sinistra, ecco il capitano, c'è Policano, c'è Conti che invoca la palla. Il cross verso, il colpo di testa è di Dörschner, quindi dietro c'è Oddi, aspetta di vedere i compagni pronti a evitare il fuorigioco, quindi serve verso Giannini, da Giannini il cross verso Föller per Policano, cerca di districarsi fra due avversari, non mantiene l'equilibrio, cade, quindi Dibitz può liberare tranquillamente. Ancora Conti va a disturbare il recupero da parte dei giocatori avversari, ritardando nell'azione, impedendo che la Dinamo possa far scattare un pericoloso contropiede. C'è soltanto calcio di punizione per la Dinamo, che viene battuta da Liberam. Gerolin, dietro c'è Oddi, cerca di uscire dall'area di rigore, subisce una carica, poi ancora Oddi intercetta deviando in fallo laterale. Rimessa in gioco di Deschner, ancora su Deschner che effettua il traversone sul quale interviene Tancredi. 11 minuti e 35 secondi della ripresa, Dinamo Dresda 1 Roma 0. Colpo di testa di Trautmann, sempre in anticipo su Föller, sempre a controllare Rudi Föller. Marcature fisse a uomo da parte dell'allenatore Geyer, che ha messo Trautmann su Föller e Kirchner, il numero 6, su Rizzitelli. E Liberam è il libero. Azione della Dinamo con Pils che viene fermato da Policano, poi subentra nell'azione Stübner, combinazione sulla destra Stübner e Pils che si trovano una quindicina di metri più avanti rispetto a Dibitz che si fa trovare quasi sempre libero per iniziare la manovra in quel versante nella sua metà campo. Sul rinvio di Tancredi aspetta e aggancia Bruno Conti.
attaccato dove Bertari si libera molto bene con eleganza Conti servendo Gerolin che prosegue l'azione affiancato da Rizzitelli, collaborazione di Rizzitelli, difende bene la palla Rizzitelli, resiste ad una carica, poi l'arbitro gli assegna il calcio di punizione per il fallo di Pinte. Rizzitelli batte la punizione per Giannini, si libera Nela, ecco che viene servito Nela, più avanti c'è anche Policano, il servizio appunto prosegue per Policano stesso. In area sono andati Föller e Rizzitelli con la collaborazione anche di Desideri che si era spinto in avanti. Ecco che la manovra viene controllata da Collovati, quindi Giannini, quindi Policano che ha un bel tackle di spalla, un bel controllo di spalla e guadagna un calcio di punizione a proprio favore, entrando in anticipo sulla palla, a coprire la palla rispetto all'avversario. Föller, sempre alle prese con Trautmann, il fallo è di Föller. Rivediamo questo episodio. Trautmann sta controllando molto assiduamente Föller, come vi dicevo Föller è un giocatore estremamente popolare anche nella Repubblica Democratica Tedesca, quindi era atteso ed era atteso in maniera particolare dai tifosi e dai giocatori che dovevano controllarlo. Giannini cerca qualche volta la manovra ariosa elegante, la squadra giallorossa, per cercare di far prevalere una certa supremazia tecnica, soprattutto di alcuni suoi campioni, di alcune sue individualità. C'è ancora un intervento di Policano, c'è un calcio di punizione, non c'è ammonizione per Policano ed è una fortuna per la Roma perché Policano è già stato ammonito, quindi un altro cartellino giallo provocherebbe automaticamente l'espulsione. Vediamo Policano che sta battendosi con molto ardore, alcune volte il terreno accentua, al di là della volontarietà dei giocatori, la foga, l'animosità nel contatto fisico, nel contrasto. Vediamo che sta per entrare Andrade, forse ecco che è pronta la sostituzione, forse proprio Policano potrebbe uscire o qualcun altro, ma sensazione che possa uscire anche Policano o Conti, ma mi pare Conti che si sia, ecco Conti infatti, è Conti che si è allontanato. Dunque al quarto d'ora del secondo tempo la Roma sostituisce Bruno Conti con Jorge Andrade. Andrade al posto di Bruno Conti. Da qui non siamo in grado di stabilire se si tratta di una scelta tattica o se si tratta di qualche problema subentrato a Conti. Che è stato sostituito da Andrade. Giannini viene rimpallato, il suo tentativo di far filtrare una palla, poi Andrade ferma, tocca il suo primo pallone fermando Minghe, la rimessa in gioco va in calcio d'angolo, no, è fallo di fondo, niente calcio d'angolo, niente calcio d'angolo, rimessa dal fondo per la Roma. Dopo l'avvio scoppiettante della Dinamo che nei primi, ecco Conti che è in panchina, sembra leggermente sofferente, ma può darsi che sia soltanto stanchezza. Avanza adesso Liberam, c'è ancora un intervento di Nela, ammonizione a Nela, ammonito Nela, il terzo romanista ammonito, Oddi, Policano e Nela. Ecco, rivediamo l'intervento di Nela mentre dietro c'è Policano e viene ammonito Nela. La Roma non riesce a giocare una partita di Coppa senza avere qualcuno squalificato, tre giornate l'ha avute Rizzitelli, due l'ha avute Renato, ora è stato ammonito per altre due giornate Manfredonia che salterà anche l'incontro di ritorno di mercoledì 7 dicembre contro il
la Dinamo Dresda. Mi pare che ci sia una sostituzione, esce Guccio, infatti esce Guccio nelle file della Dinamo Dresda ed entra Summer, un giocatore considerato del giro dei titolari. Summer dunque al posto di Guccio. Ecco la punizione, rimbalza sulla barriera, finisce in calcio d'angolo, quarto angolo anche per la Dinamo Dresda. Sullo spiovente molto alto cerca di intervenire Ming, alle sue spalle recupera la palla Dürschner, non riesce a trovare lo spazio per il tiro, si crea ancora una mischia, risolta poi con un tiro da parte di Kirsten controllato a terra da Tancredi. Il tiro di Kirsten parato da Tancredi che stiamo rivedendo dopo 18 minuti e 45 secondi. Nel corso della ripresa con la Dinamo Dresda che conduce per 1-0 sulla Roma grazie al rigore trasformato da Guccio al 14 minuto e 40 del primo tempo. Come sempre è Dibiz che dà il là all'azione ma viene fermata da Andrade, ottimo intervento da incontrista di Andrade in questa circostanza, recuperato questo pallone dalla Roma che guadagna una punizione per il fallo subito da Föller. Vediamo Rizzitelli, Föller e Giannini nell'area di rigore sul calcio di punizione battuto da Desideri che cercava forse di sorprendere il portiere Teuber, non è entrato nello specchio della porta questo calcio di punizione che stiamo rivedendo e finisce senza creare nessun problema per il portiere della Dinamo. Attende Ming, colpisce di testa con Lovati in anticipo, Rizzitelli, Giannini, perde il contrasto su Stübner, controlla però Nela in netto anticipo servendo all'indietro Tancredi. Si libera Gerolin, Tancredi tocca più da vicino a Oddi, quindi Andrade, Rizzitelli, protegge la palla Rizzitelli, serve Giannini, scatto in avanti da parte di Nela, Giannini se ne accorge ma il terreno lo tradisce, è imprecisa la misura del passaggio, Kirsten cerca di andare via in contropiede, effettua un pericoloso traversone, Oddi di testa svetta e manda in fallo laterale. La rimessa in gioco è di Pils. Ancora Pils cerca di liberarsi per il cross e poi c'è un intervento da parte di Deschner sbagliato che consente alla difesa della Roma di liberare, ma la palla nella metà campo della Dinamo è controllata da parte dei difensori tedeschi. Ecco Deschner, Liberam, tentativo di pressing di Rizzitelli, Liberam subito serve indietro Teuber. Tende Collovati, colpisce di testa, azione proseguita da Stübner, Liberam, posizione precisa da parte di Policano che incrocia bene con Nela e ancora può disimpegnare a beneficio di Tancredi. ...21 minuti e 55 secondi della ripresa, la Dinamo è sempre in vantaggio per 1-0 sulla Roma grazie al rigore di Guccio al 14:40 del primo tempo nell'incontro di andata del terzo turno di Coppa UEFA che si sta giocando a Dresda su un terreno ricoperto di neve, anche se non nevica più, condizioni climatiche estremamente proibitive, freddo. Ecco intanto una combinazione di Desideri con Gerolin, su Gerolin va a chiudere in buon recupero con intervento in scivolata Deschner, rimessa laterale dello stesso Gerolin, si muove Rizzitelli, si muove anche Andrade, si libera proprio Andrade verso il quale è indirizzato il pallone di Gerolin, Andrade,
scivola, in difficoltà evidente su questo tipo di terreno, in queste condizioni. Andrade comunque difende bene la palla, serve ancora Gerolina, anche lui attaccato in pressing, è scorretto l'intervento di Döschner e quindi c'è il calcio di punizione in favore della Roma. Desideri, che ha giocato molto indietro in copertura in questa partita, batte la punizione cercando di servire verso Feller, aggancia Giannini, cerca di trovare spazio per il tiro, poi allarga per Policano Onnela, ma Policano, che era il più avanzato, non ha intuito quello che voleva fare Giannini, l'azione sfuma verso il fondo senza andare a fondo campo, la Dinamo subito imposta con Stübner. Pilz cerca di velocizzare questa azione, c'è un bel intervento da parte di Collovati, però arriva ugualmente il cross, colpo di testa di Oddi che viene poi spinto alle spalle, quindi c'è il calcio di punizione in favore della difesa della Roma. Guadagna un po' di tempo la Roma per questa ripresa del gioco, ecco finalmente viene battuta la punizione, attende Rizzitelli, colpisce di testa Kirchner, il suo controllore, finora sono stati implacabili Trautmann e Kirchner che controllavano Föller e Rizzitelli. La Roma invece ha usato il suo consueto, tradizionale marcamento a zona, ecco la rimessa in gioco di Summer, giocatore che è subentrato nella ripresa, una sostituzione per parte nel secondo tempo, viene fatto proseguire Stübner, si sviluppa questa mischia sulla uscita di Tancredi, c'è poi un fallo, un gioco pericoloso sullo stesso portiere, colpito al volto con una gomitata, rivediamo l'azione di Stübner, il suo cross fatto proseguire, poi vedete che Minghe e poi un altro giocatore, non è? Minghe aveva dato una spallata a Tancredi, ma restando nella regolarità non è Minghe il numero 10 inquadrato, giocatore che forse nella foga di recuperare il pallone con il piede anche colpito, ma non c'era né cattiveria e assolutamente nulla, mentre la Roma ha corso un certo pericolo con questa rimessa. E poi vedete che Tancredi preferisce il rinvio più classico, Tancredi è un mancino come parecchi portieri italiani. Döschner. Collovati era in anticipo, scivola anche Stübner, c'è un fallo nella mischia concitata che si era sviluppata, ecco che lo rivediamo, c'è l'intervento prima di Andrade ed è proprio quello che ha provocato il calcio di punizione in favore del Dinamo Dresda. Pils, azione che si esaurisce con un tentativo di colpo di testa da parte di Dibitz che si era spinto in avanti, controllato da Tancredi che ha cercato di rilanciare prontamente in una zona in cui la Roma con Föller cercava di far partire un contropiede, ma Trautmann è rimasto aggrappato letteralmente a Föller e lo ha bloccato ricorrendo alla scorrettezza, ma impedendo a Rudi di effettuare ancora la sua azione in profondità che poteva far scaturire un contropiede. Ancora il rinvio di Tancredi atteso da Giannini, c'è il colpo di testa di Pils, attende anche Andrade che colpisce di testa a beneficio di Desideri che cerca di mettere in movimento Rizzitelli, sul quale come sempre interviene Kirchner, quindi Liberam, ecco Dibitz,
verso Summer, colpo di testa di Nela, Policano evita il fallo laterale, serve per Desideri che potrebbe quasi tentare il tiro, forse un po' troppo lontano, sperava di avvicinarsi ancora di più. Gerolin ancora verso Desideri che aggancia bene e quindi effettua un pronto cross al centro sul quale però Toiber è ben protetto e può intervenire tranquillamente. Kirsten aspetta collaborazione, però difende molto bene la palla prima che arrivino a sostegno Ming sulla fascia sinistra e anche Deschner. Ecco che la palla viene proseguita verso Deschner che però era finito in fuorigioco. Sulla combinazione in triangolo fra Ming e Deschner, segnalazione del guardaline che ha sbandierato indicando il fuorigioco in cui era finito il numero 5 Deschner. ...28 minuti e 35 secondi della ripresa... Dinamo Dresda sempre in vantaggio per 1-0 sulla Roma. Palla che arriva verso Feller, la controlla Feller, sta per entrare in area di rigore, viene fermato, l'arbitro ha fatto proseguire, probabilmente nella circostanza c'era stato un intervento su Feller, a meno che non abbia concesso una prima primo vantaggio. La sensazione era che ci fosse un fallo su Feller, ma forse Feller è rimasto in possesso della palla, quindi l'arbitro aveva consentito al tedesco della Roma di proseguire. Andrade, Desideri, Giannini, Gerolin, Oddi. Andrade va a recuperare dopo un'incertezza e subisce il fallo. Calcio di punizione, Policano cercava di servire Nela che era pronto allo scatto ma poi ci ha ripensato, adesso serve più tranquillamente Oddi senza rischiare di perdere la palla o di esporsi al contropiede. Feller, anche Feller guadagna la rimessa sull'intervento di Trautmann. Avanza Manuel Gerolin per effettuare questa rimessa in gioco. Abbastanza vuota l'area di rigore, scivolato Rizzitelli, quindi via libera la difesa del Dinamo che può impostare su Minghe, azione tentata ora in replica veloce da parte della Dinamo. Summer, sul quale va a chiudere molto bene Oddi, quindi Gerolin, Giannini, affrontato Giannini da Stübner che gli toglie la palla. Liberam, Deschner, Summer, fermato da Desideri, ancora la palla arriva a Summer, Pils cerca di anticipare con un intervento in scivolata Policano che è costretto a intervenire in maniera scomposta dal terreno che lo ha tradito, vedete che cerca di cambiare passo, viene tradito dal terreno scivoloso, entra fuori coordinazione, spaccata e commette fallo, calcio di punizione in favore della Dinamo. Vediamo Dibit sulla palla. Summer non riesce a tirare per il bell'intervento da parte di Rizzitelli, c'è stato un bell'intervento difensivo da parte di Rizzitelli, ben appostato. Ecco ancora Rizzitelli che viene servito. C'è quasi la possibilità di un contropiede, Rizzitelli apre per Feller molto bene sulla fascia sinistra, prosegue al centro Rizzitelli, Feller cerca di superare un avversario ma poi in seconda battuta va Liberam su di lui, quindi Dibit senza ricorrere né al fallo laterale, i tedeschi hanno fermato Feller, poi arriva al recupero Andrade quando comunque il gioco era già stato fermato per un precedente intervento scorretto su Nela e quindi c'è il calcio di punizione in favore della Roma. Giannini alla battuta verso Rizzitelli, la palla scivola sul terreno ghiacciato, Rizzitelli comunque la recupera prima che vada fuori. Cerca di trovare spazio per il traversone, dietro a lui c'è Policano e il traversone gli viene impedito dal solito Kirchner che devia comunque in calcio d'angolo.
ed è il quinto angolo in favore della Roma. Non c'è Conti, va a batterlo Policano questa volta. Desideri è appostato al limite dell'area per cercare un'eventuale respinta, ma sulla traiettoria Teuber interviene con molta tranquillità. Oddi, Nela, il rilancio di Nela è controllato da Liberam, Divi, Collovati, ancora Liberam, arriva molto bene Giannini a impedire la prosecuzione dell'azione alla Dinamo. Sulla rimessa in gioco viene servito Kirsten, ancora fermato in fallo laterale. Summer, ancora un fallo laterale. Lo va ad effettuare Pils, che cerca il lancio lungo. Nella mischia è pronto Tancredi sul pallonetto che era stato scoccato proprio dal limite dell'area di rigore, dentro l'area di rigore. Stiamo rivedendo questa azione che nasce da questo lungo rilancio da parte di Pils con la conclusione tentata da Kirsten ma controllata da Tancredi. Palla che carambola su Giannini e finisce in fallo laterale. Giannini ha un leggero rimprovero per Rizzitelli per l'azione precedente, la triangolazione non è stata effettuata come gradiva il capitano, che si era smarcato appunto per cercare la combinazione. L'azione adesso è della Dinamo, un pallone pericoloso per Kirsten, fuori gioco però di Kirsten sul servizio di Stübner. Ma tornando sull'episodio di prima, è evidente che con il freddo che gela un po' i muscoli e soprattutto con le insiede del terreno non sempre è possibile avere la misura giusta nel passaggio, in maniera particolare quando si cerca la triangolazione in spazi molto ristretti in cui è molto facile scivolare, perdere la coordinazione e non dare la giusta traiettoria alla palla. Döschner in profondità per Kirsten, c'è l'anticipo da parte di Oddi, poi però Kirsten ha la meglio su Oddi, entra pericolosamente in area di rigore, il cross e il gol, raddoppio da parte della Dinamo proprio nel finale. C'è da dire che anche in questa circostanza c'è un errore difensivo, la palla era forse meglio controllabile. Kirsten è entrato, ha effettuato questo cross e praticamente è stato facile per il giocatore che era appostato proprio a diretto contatto con la porta. Vedete che Minghe è praticamente solo e Minghe deve soltanto deporre la palla in rete. È il 36esimo minuto del secondo tempo e arriva questo raddoppio di Minghe in un momento in cui la Dinamo non sembrava in grado di produrre lo sforzo necessario. E c'è ancora da dire che il terreno ha tradito i difensori, l'azione di Kirsten sembrava facilmente controllabile e invece è arrivato lo spunto da parte di, la possibilità da parte di Kirsten di evitare l'avversario, entrare in area, effettuare questo pericoloso cross che ha tagliato la difesa e Minghe ha raddoppiato. Policano, il tiro molto debole, scoccato male, controllato da Döschner. È un raddoppio che forse la Roma non meritava di subire per come stava controllando la partita. Adesso trova carica ed euforia la squadra della Dinamo che avanza con Dibitz. Controllo da parte di Oddi. Policano. È essenziale per la Roma cercare di segnare un gol, al limite 2-1 è meglio che 1-0. Ecco l'azione verso Rizzitelli che cerca di far proseguire ancora a Föller, sul quale Trautmann interviene mandando, spedendo proprio con veemenza in fallo laterale.
delusione fra i 200 circa sostenitori della Roma che sono venuti con un paio di charter a seguire la squadra a Dresda. C'è l'iniziativa da parte della Roma, alcuni tifosi sono al seguito direttamente della squadra, altri con il tradizionale personal jet e poi ci sono alcuni tifosi venuti dal Roma Club di Düsseldorf, cioè dalla Germania occidentale, e qualche rara unità di coraggiosi che si sono messi in moto, in macchina dall'Italia per arrivare qui a Dresda. 38 minuti, fermata in fallo laterale questa azione che tentava di velocizzare la Dinamo, che dobbiamo dire ha trovato un gol in un momento in cui ormai forse non sperava più neanche lei di poter realizzare. Nel secondo tempo, salvo quei due tiri da lontano nei primi 50 secondi, la Dinamo non aveva quasi mai impegnato seriamente Tancredi. La Roma dava la sensazione di poter controllare molto bene la partita. Colpo di testa di Andrade che mette fuori area. Un rilancio verso Rizzitelli. Rizzitelli supera l'avversario. Poi però il secondo, che è Liberam, lo controlla. Rizzitelli era riuscito a liberarsi di Dibiz che casualmente si trovava su di lui in questa circostanza. C'è un fallo da parte di Oddi. Mentre sta riprendendo a nevicare. ...39 minuti e 35 secondi del secondo tempo, con il punteggio di 2-0 per la Dinamo Dresda. Avanza Döschner, lo ferma Desideri, quindi Giannini. Dietro c'è Liberam, si spinge in avanti la Dinamo Dresda, fuori gioco. Fuori gioco di Döschner. Tancredi, ma deve essere ancora battuta la punizione per l'offside, viene rimproverato Oddi, non ammonito. Oddi già stato ammonito come Policano e Nela nel corso di questa partita. Giannini, Rizzitelli ancora, batte, conquista bene questo pallone, ancora verso Rizzitelli, Giannini, viene chiuso da Liberam in questa azione che stava diventando concitata nell'area di rigore nei pressi di Teuber. Poi c'è un rilancio troppo lungo che consente a Collovati di anticipare la manovra del Dinamo sul rinvio di Tancredi. Attende ancora Rizzitelli, Trautmann, Andrade. Ancora Andrade che va a guadagnare un altro calcio di punizione in favore della Roma. Serve Föller, difficile per Föller, controllato questa volta da tre avversari. È andato anche Dibiz a triplicare la marcatura su Rudi Föller. Stübner. Un rilancio direttamente in fallo laterale. 41 minuti e 40 secondi di gioco nel corso della ripresa, con la Dinamo Dresda che conduce per 2-0 sulla Roma. Gol di Gutschow su calcio di rigore al 14:40 del primo tempo, raddoppio di Minghi al 37 della ripresa. Due gol abbastanza evitabili, mentre la Dinamo sostituisce un altro giocatore, sta entrando con numero 14, Jenik. Desideri, dopo un controllo non preciso di Döschner, Giannini ancora cerca la combinazione con Desideri, ma un po' la stanchezza, un po' il terreno impediscono ai due centrocampisti della Roma di proseguire questa azione. Quindi Stübner, Liberam,
Döschner. La Dinamo si ritiene soddisfatta di un 2-0 che forse non ha meritato in questa dimensione, ha fatto sicuramente più gioco, ma non è apparsa così netta la differenza fra le due squadre. Palla che non viene agganciata se non da Andrade, finalmente dietro, e quindi recupera Desideri, un lancio lungo verso Feller, si districa, preso l'avversario, alza la conclusione di Feller, che ha cercato la conclusione su una delle pochissime palle che è riuscito a giocare, per il controllo molto assiduo da parte di Trautmann, sul quale c'era sempre comunque un aiuto da parte di qualche compagno. In ogni caso la giocata di Feller era scorretta nel momento in cui ha cercato di liberarsi, infatti vediamo che il gioco riprende con un calcio di punizione in favore della difesa della Dinamo. Kirsten controlla Nela, minuti e 55 secondi. Minghe devia di testa cercando un pericoloso intervento sotto misura che per fortuna da Roma non avviene. Rizzitelli, Feller, Rizzitelli perde la palla sul recupero da parte di Stübner. Policano però ferma l'azione e poi va a spingersi in avanti guadagnando un calcio di punizione o una rimessa laterale. Vediamo la decisione dell'arbitro che gli assegna un calcio di punizione. Batte lo stesso Policano, lancio lungo verso Rizzitelli, e Giannini sperava che qualcuno arrivasse alle sue spalle, comunque ha recuperato Oddi, palla che carambola su Döschner e quindi su Kirchner, poi arriva Sammer e la controlla servendo Stübner, ancora Ming, l'autore del secondo gol, controllo sbagliatissimo da parte di Ming che però resta in possesso della palla e quindi può proseguire lui stesso l'azione cambiando il gioco verso la destra dove avanza Dibitz, fuori gioco da parte di Sammer. Subito al rinvio e probabilmente c'era una spinta, infatti così dovrebbe essere, una spinta a Feller, quindi c'è il calcio di punizione in favore della Roma, ma siamo proprio alla conclusione, 45 minuti e 20 secondi, qualcosina da recuperare, molto poco, la Roma è finita, la Roma lascia lo stadio di Dresda, sconfitta per 2-0, una sconfitta che forse non aveva meritato per quanto riguarda la disposizione in campo. Due interventi difensivi non felicissimi, dovuti in massima parte alla condizione del terreno di gioco, hanno consentito alla Dinamo di trovare l'opportunità del gol su calcio di rigore nel primo tempo realizzato poi da Gutschow e con Ming nella ripresa sullo spunto di Kirsten proprio a 9 minuti dalla conclusione dell'intero incontro, proprio nel momento in cui la Roma dava la sensazione di ormai avere in mano il controllo della situazione. L'incontro di ritorno dunque vedrà ancora una volta la Roma costretta, come aveva fatto alla fine del primo turno, sconfitta in casa del Norimberga, alla fine del secondo turno sconfitta a Belgrado per 4-2, costretta a un recupero di almeno 2 gol. È tutto da Dresda, linea allo studio di Roma.